Dodicesimo congresso di Radicali Italiani, siamo alla terza giornata, quasi a sera, e siamo in compagnia di Vincenzo Rinaldi, un militante che vediamo spesso nei congressi, abbiamo intervistato già altre volte. Ci parlerà del tema della verità, così ci ha annunciato, e penso che, non so se interverrà anche o è già intervenuto in congresso. Sì, sono già intervenuto al congresso. Diciamo, partendo dal tema della verità, ho portato avanti il tema del lavoro. Siccome sono un gandhiano, vorrei iniziare dicendo che Gandhi, quando è stato interpellato, disse: invece di dire che Dio è amore, che uno si potrebbe sbagliare sul tipo di amore, è molto meglio dire che Dio è verità, anzi, meglio ancora dire che verità è Dio. Ora, in tutti i contesti spirituali e religiosi importanti, tipo il cristianesimo, per esempio Gesù Cristo parlava della via stretta, cioè praticamente noi ci dobbiamo incamminare sulla via della verità, perché siccome verità è Dio, non ce l'abbiamo in tasca la verità. Verità, importante è camminarci su quella via, con coscienza. Lao Tse parlava del Tao, che è la stessa cosa, la via. E tutti i grandi filosofi hanno parlato della via, la via verso la verità. La via verso la verità, dice, è una cosa difficile, non è tanto difficile. È difficile metterla in pratica, perché bisognerebbe relazionarci alla nostra coscienza. Questo Papa è stato molto importante per noi attualmente, perché ha detto delle cose importanti e ha detto: non è importante appartenere a una religione, non è importante pregare in qualche religione o appartenere a qualche religione, è importante anche un ateo relazionarsi con la propria coscienza. Il mio maestro, che è morto a 96 anni, che era un domenicano, gli chiesi una volta, dico: ma padre Anthony, come si fa ad ascoltare la propria coscienza? E lui mi disse semplicemente: se tu entri in una stanza e vedi un portafoglio pieno di soldi, che cosa vuoi fare? Vorresti appropriarti di quei soldi. Quindi vai lì, però in quel momento la coscienza ti dice: guarda che non sono tuoi quei soldi. Allora, partendo da queste premesse, vorrei dire anche un'altra frase di Gandhi, relazionando la coscienza al lavoro, perché noi viviamo in una dimensione di lavoro. Praticamente, anche se non volessimo fare niente, dobbiamo lavorare per forza, dobbiamo fare qualcosa per forza. Quindi Gandhi fu interpellato sulla questione dei diritti. Siccome oggi parlano tutti di diritti, tutti, io sento in continuazione parlare di diritti dappertutto, in tutte le televisioni, in tutte le radio, in tutti i consigli, anche qui, dappertutto. E gli chiesero dei diritti. Gandhi rispose: se tutti faranno il proprio dovere, i diritti verranno da sé. Quindi vogliamo parlare di doveri e non di diritti. Io penso che se i cittadini, tutte le persone che sono pagate dai cittadini, quindi lo Stato, tutte le istituzioni, i parlamentari, i governanti, tutti quanti, dovrebbero essere obbligati ad aiutare i cittadini ad ottenere questi diritti, quindi lavorando per ottenere questi diritti, quindi aiutarli nel lavoro, nel senso che se uno non è adatto a fare il direttore generale di qualche istituzione governativa,
magari è adatto, magari è adatto, non so, a pulire la latrina, oppure a fare spacciare le strade, oppure fare qualcosa in campagna. Per quale motivo dovrebbe stare là a dirigere con i soldi dei cittadini, portare avanti dei discorsi? Ecco qua, e si ritorna sempre alla questione della verità. Questa gente dovrebbe essere obbligata a dire la verità. Oggi in televisione la verità non si sente. C'è proprio un parlare in continuazione, dire, dire, fare, pipim, badabum, badabam, badabam. Tanto commercio, tanto consumismo, tanto inquinamento mentale, tante... però di verità se ne sente poca. Magari si sente delle mezze verità anche sui giornali, e le mezze verità sono peggio delle bugie, perché la verità va detta tutta, o se no non serve. Quindi i cittadini dovrebbero stare molto attenti. Io sono in questo partito da più di 30 anni, pago la mia quota, non posso partecipare attivamente nel partito a parte del congresso eccetera eccetera, però lo sostengo, perché in questo partito c'è la buona intenzione, c'è la volontà di aiutare i cittadini. Quei quasi 200 referendum rappresentano per i cittadini 200 riforme che il governo non ha fatto. I vari governi non hanno fatto, o non hanno voluto fare, o ne hanno fatto solo qualcuna, oppure l'hanno fatta male, oppure l'hanno... cioè, che cosa significa questo? Che tu non sei obbligato a fare il governante, il deputato, eccetera, eccetera, per farti gli affari tuoi. Tu sei lì per mettere in condizioni i cittadini di lavorare bene, quindi ci dovrebbe essere un pieno impiego col lavoro di emergenza, e ci dovrebbe essere una mobilitazione quando tu non sei capace di fare quel lavoro, essere tolto. Parliamo del tema della giustizia. Io penso che più della metà dei magistrati andrebbero tolti, non è il mestiere loro, perché tu non sei lì per farti gli affari tuoi, tu sei lì per aiutare i cittadini e dare giustizia. Quindi non sei lì perché hai un potere, tu sei lì per una questione di servizio verso i cittadini, e quindi non si capisce perché ci siano tante cause non fatte. Io avrebbe avuto una causa semplicissima, che in Svizzera magari durava una settimana e si faceva per telefono, perché quando uno ti fa un danno, un cittadino che abita sopra di te ti fa un danno, io non penso che sia una causa molto complicata, no? È una cosa semplice. In Svizzera magari gli telefoni al magistrato e dice: guarda, succede questo, quello chiama la persona, gli dice: senti, è vero? E quello gli dirà: no, non è vero, è vero. Se lui dice non è vero, dice: vabbè, allora mando da parte del tribunale, mando il consulente, però dopo, se è vero, paghi pure il consulente. Oppure quello potrebbe dire: sì, è vero, però non ho i soldi per ripararlo. Vabbè, dice, quando lo fai a radio, lo fai, e quindi finisce lì, questa è una causa civile. Io ci ho avuto due perizie, durata 12 anni, perizie pagate da me, 12 anni per una questione del genere, poi alla fine ho vinto sta causa, ma praticamente l'ha vinta l'avvocato, perché la maggior parte dei soldi sono andati all'avvocato. Cioè, che cos'è per una causa semplice? Pensi le cause complicate, una ditta che deve licenziare qualcuno, l'articolo... È la vecchia questione, diciamo, della condizione della giustizia, che ha dei riflessi da un punto di vista economico. Senti, Vincenzo, tu hai detto che sei iscritto da 30 anni a questo partito, intendi quale partito? Partito Radicale? Partito Radicale, senz'altro. Questo è il congresso di Radicali Italiani, sappiamo che qualcuno appunto ci tiene a distinguere bene le cose. Eh sì, perché io non sono mai stato iscritto a un altro partito, non è che io li demonizzi, però incontrando il Partito Radicale, che ancora ero giovane, vedendo i sacrifici che facevano i ragazzi per strada con i banchetti, poi passavano quelli di sinistra e le rivoltavano, io mi sono avvicinato e volevo sapere che cosa stavano facendo, e da lì ho capito che era un partito che va aiutato, e questo voglio dire a tante persone che ascoltano quello che sto dicendo: non dovete impegnarvi troppo, però mandate un aiuto,
se poi proprio ci credete, ascoltate Radio Radicale, ascoltate questi programmi, vedete che la vostra coscienza aderisce a questo partito, cioè questo partito veramente fa qualcosa per i cittadini, usa i suoi denari per i cittadini, ma non solo italiani, ma per tutto il mondo, con le sue riforme, con le sue... cioè questa è una cosa bellissima. E quando incontrate dei radicali come me che distribuiscono i volantini per strada, nei mercati, oppure stanno al tavolo aiutando, date una mano pure voi, siate allegri, perché è una cosa bella, è una cosa che si fa per voi. E non date retta a tutte queste stronzate quando dicono sì, però io ho famiglia, devo sistemare mio figlio, mi serve la raccomandazione. E quello che mi fa più incazzare di tutti è proprio 28.000 parrocchie che non sono riuscite a creare un cittadino democratico in Italia. A me mi dispiace dirlo. E no, faremo appello a Papa Francesco per questo, vedremo che potrà. Sì, veramente. E quando entro che ci sono le elezioni trovo i volantini dei partiti dentro. Va bene Vincenzo Rinaldi, io ti ringrazio, buon congresso. Grazie a te che mi hai dato l'opportunità di parlare, eh. Grazie. Ciao.